Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, eccoci qua. È il momento di tornare alla normalità, è il momento di tornare a parlare solo ed esclusivamente di Napoli, cosa che in realtà non vedevamo l'ora di smettere di fare a maggio, perché eravamo delusi. Ma l'arrivo di Antonio Conte ha stravolto tutto questo. Questo europeo fallimentare, pieno di delusioni, anonimo, ci ha finito di distruggere. Però ragazzi, adesso è il momento di concentrarci sul Napoli. Fatevi prima salutare. Hola hermanito, sono GA7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo un po' di Napoli in generale. Voglio fare una piccola chiosa, voglio fare un'analisi, cioè una lettura, uno sfogo, una cosa. Non capisco, innanzitutto capisco le critiche a Luciano Spalletti, perché essendo il CT è ovviamente il primo responsabile di questo fallimento, ha sbagliato tantissimo, non ha dato un'identità a questa squadra. È vero che il materiale su cui lavorare non era tantissimo, continuiamo a dire, lo diremo all'infinito, che il problema è il sistema calcio e che bisogna rifondare completamente il sistema calcio, bisogna rifondare come si fanno certi ragionamenti. Ma anche sulle convocazioni si potrebbe ridire qualcosa a Luciano Spalletti. Quello che non concepisco è proprio la caccia all'uomo. I tifosi del Napoli, parlo dei tifosi del Napoli solo, che non vedevano l'ora di andare contro Spalletti, di criticare Spalletti, cioè parliamo di addirittura gente che si permette di chiamare Spalletti miracolato. Ma quelli che sono miracolati, ragazzi, siamo noi, che abbiamo avuto uno come Luciano Spalletti che ci ha portato a vincere uno scudetto in maniera incredibile, giocando il miglior calcio d'Italia e tra i migliori d'Europa. Quindi ci sta a criticarlo, ma non sminuendo tutta la sua carriera. Mi sembra veramente una cosa fuori luogo, che mi ricorda tutte le cose che si dicevano proprio di Spalletti prima dell'Europa. Per me bisogna continuare con Luciano Spalletti. Detto ciò, questo europeo, ragazzi, è stato palesemente diretto da Aurelio De Laurentiis. Fallimento di Spalletti, fallimento dell'Italia, sappiamo i rapporti non eccezionali di De Laurentiis con la federazione, i rapporti non eccezionali comunque con Luciano Spalletti, le frecciatine che si mandano in continuazione, buongiorno che non si fa neanche un minuto. È stato proprio un europeo, quello dell'Italia chiaramente, completamente diretto da Aurelio De Laurentiis. È successo tutto quello che lui voleva. Lobotka torna a casa, Kvaratskhelia torna a casa, che quindi potranno iniziare le vacanze ed essere disponibili il prima possibile per iniziare i ritiri e per iniziare la preparazione atletica a cui tanto tiene Antonio Conte. Però adesso è il momento, ragazzi, con la fine, con l'europeo che volge al termine, è il momento di incominciare a pensare in maniera importante al calciomercato e ai calciatori, alle grane che calciatori che facevano effettivamente parte di questo europeo. Dunque mi riferisco a Giovanni Di Lorenzo. Bisogna risolvere la questione della di Giovanni Di Lorenzo, nonostante sembra che sia rientrata. Si parlava di fine della tregua il 30 di giugno, adesso siamo ufficialmente al 1 di luglio. Si parlava di Kvaratskhelia, che avrebbe incominciato a pensare al Napoli solo dopo l'europeo, dopo una qualificazione agli ottavi storica, con un gol suo. Poi ha perso contro la Spagna e penso che sia quasi sacrosanto che la Georgia perda con la Spagna. E adesso è il momento quindi di rinnovare Kvaratskhelia, ed è il momento anche e soprattutto di affondare per Alessandro Buongiorno. Se ne sta parlando poco. Penso che se ne stia parlando poco perché molto spesso quando si fanno grandi proclami su queste operazioni e poi passano in sordina, è perché veramente si è ai dettagli finali e la notizia successiva è quella dell'annuncio, gli eventuali here we go, fatta, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo la fase a cui stiamo per Rafa Marin, perché Rafa Marin è praticamente un giocatore del Napoli, manca solo l'annuncio, dovrà fare le visite mediche, però Rafa Marin sarà un giocatore del Napoli, a meno che proprio non dovesse succedere qualcosa con le visite mediche, speriamo ovviamente di no. Sarà un calciatore del Napoli, è tutto fatto, è tutto stabilito sotto ogni punto di vista, i dettagli, le cifre, qualsiasi cosa è stato stabilito. Adesso bisogna portare a casa il prima possibile l'obiettivo principale di Antonio Conte,
che ovviamente Alessandro Buongiorno, la prima richiesta in assoluto. Ho sentito alcuni parlare anche di Skriniar, ma la vedo come una cosa, se non impossibile, quasi, diciamo quasi. Bisogna andare ad affondare su Buongiorno, e il Napoli ha già l'ok del calciatore, ha già il sì, ha già un, da quello che comunque dicono in giro, un preaccordo anche sulle cifre. E poi c'è la questione relativa a Mario Hermoso. Mario Hermoso, di cui se ne sta parlando sempre meno, ma se ne sta il fatto che se ne stia parlando meno non significa che sia un'operazione tramontata. Il Napoli farà almeno tre centrali, c'è chi dice addirittura che il Napoli potrebbe farne quattro, quindi veramente si lavora tantissimo quest'estate, ragazzi. C'è una quantità di roba da fare incredibile. Da oggi Spinazzola è ufficialmente un calciatore svincolato, come Zielinski è ufficialmente un calciatore svincolato, come Traoré, come Dendon, cioè no, svincolato, Traoré tornerà, sia Traoré che Dendonker torneranno al loro club. Tutti i calciatori che vanno sostituiti, magari uno dice vabbè, Traoré, Dendonker sostituiti, Zielinski sostituito, il Napoli in questo momento a centrocampo ha Kajust, Lobotka, Foloruncio e Gaetano, sono questi gli uomini che il Napoli conta a centrocampo. Quindi si parla tanto di difesa, ma anche a centrocampo, ragazzi, bisognerà operare, anche sa ovviamente, ma bisognerà operare tantissimo, perché di certo non si può iniziare il campionato con questo centrocampo. Almeno il sostituto di Zielinski va trovato. Ci sono tantissime cose che vanno fatte. C'è chi dice addirittura che il Napoli sia già in ritardo sotto questo punto di vista. Io non penso, perché penso che con Antonio Conte si stia lavorando in totale sinergia. Continuo a dire che si sta facendo la cosa giusta, cioè De Laurentiis fa la cosa giusta a lasciare il pallino, a delegare tanto a Manna e Conte, si fida di loro. Io non so se vi ricordate, ma De Laurentiis parlava di delegare già tempo fa. Lui parlava di delegare, di volersene andare a Los Angeles, di voler avere effettivamente un manager di cui si fida. Magari non l'ha trovato, e questa cosa, cioè non ha trovato uno di cui fidarsi al 100%, e questo l'ha portato ad essere sempre più protagonista, sempre più, non lo so, sempre più presidente allenatore, presidente dirigente, tutte cose che ovviamente non fanno il bene del Napoli. Però con Conte evidentemente sembra trovarsi bene. Lui lo disse con Ancelotti che voleva sempre il solito discorso alla Ferguson, eccetera eccetera eccetera. Però sono allenatori diversi, e Conte all'inizio è sempre così, però Conte sembra essere l'uomo di cui Aurelio De Laurentiis si fida. Quindi speriamo veramente che si possa continuare nel migliore dei modi, e che si vada a chiudere il prima possibile le operazioni che facciano felice, perché Antonio Conte in questo momento è carichissimo, è carico a molla, vuole iniziare da subito, sta come un pazzo, storie su Instagram con la pala, la presentazione è stata ineccepibile, ne abbiamo parlato. Conte vuole allenare, e vuole allenare la maggior parte dei giocatori che può avere il prima possibile, in modo tale da farli arrivare in forma per la prima giornata di campionato, perché Napoli avrà il campionato, avrà anche la Coppa Italia, però la competizione del Napoli sarà il campionato, e dovrà fare il possibile per non farsi trovare impreparato. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, altri codici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!